Ciao a tutti e buon giovedì 22 giugno, 22, partiamo bene questo video, buon inizio estate per chi ama l'estate, io non particolarmente, quindi affronto questo periodo come tutti gli anni, sperando che passi in fretta. Infatti, tanto per cambiare, ho già il clima acceso e sono le 9 e 10 di mattina. Dai, bando a questa ciancia, a questa lamentazione di prima mattina. Allora, questo video nasce a seguito di un commento lecito, legittimo, per carità. Magari forse, secondo il mio parere, un po' frettoloso. Un commento sotto un video spesa, quello fatto all'Eurospin. Adesso il commento in sé non me lo ricordo se era scritto tutto veleno, tutto velenoso, una cosa del genere. Per carità, chi ha fatto il commento ha voluto precisare che non era indirizzato a me personalmente, ma la spesa l'avevo fatta io. Le cose le ho comprate io. No, no, non è che me la sia presa per il commento, ripeto, secondo me è stato frettoloso, perché poi ha espresso le sue ragioni in quanto fossero legate ai prodotti che comunque si vendono nei discount, ritenendoli non di buona qualità. Allora, fatta premessa che se avessi uno stipendio magari così fisso ogni mese, probabilmente ci andrei comunque sempre all'Eurospin, perché a seguito comunque delle mie ricerche, perché io non vado all'Eurospin solo perché non posso andare a fare la spesa in di prodotti di marca, la faccio comunque perché sono prodotti che reputo buoni, per la quale mi sono anche informata, e che comunque permette di risparmiare, ma comprando cose comunque buone, non cattive. E quindi, ma siccome io però non ho nemmeno la fortuna di avere uno stipendio fisso, siamo monoreddito per una serie di ragioni che non sto qui a spiegarvi, e quindi il reddito è uno e con quello ci dobbiamo campare in quattro persone, si fa di necessità virtù, e l'Eurospin, l'MD, sono diventati i miei principali supermercati dove fare la spesa. Però, ripeto e risottolineo, non per questo io non guardo alla qualità dei prodotti, cioè non è che per risparmiare bisogna avvelenarci dall'altro lato. E quindi io sì, vado a fare la spesa nei discount, ma comunque mi sono informata prima sui prodotti, se sono validi o no. Ora, io di quello che io ho preso anche degli appunti, perché così cerco di non perdermi dei pezzi. Ora, questi appunti non ho messo tutto, diciamo ho messo alcune cose principali che comunque mi avete visto comprare, e quindi comprandole mi sono anche informata da dove vengono prodotti, quali siano le marche. Allora, una cosa che mi preme dire innanzitutto, allora, queste informazioni io le ho prese da dei siti, fra cui il più principale, io leggo l'etichetta, vi lascerò i link dei tre siti da dove ho reperito le informazioni giù nelle schede informative. C'è da precisare subito una cosa: i prodotti venduti nei discount non sono fabbrichette così, tanto per fare i prodotti per i discount, ma sono dei prodotti realizzati nelle stesse fabbriche dei prodotti di marca. Per esempio una Bauli, una Colussi, che non solo fanno i loro prodotti con il loro marchio, ma gli stessi prodotti poi li mettono, li distribuiscono per tot aziende, tipo Eurospin, MD. Questo è, perché parliamoci chiaro, oggi come oggi, o anche ieri o l'altro ieri, una ditta come la Bauli, come la Colussi, non può reggere le tasse, le spese, insomma non può vivere solo con il ricavato della vendita dei loro prodotti, del loro marchio, perché non ce la si fa, perché l'Italia è cambiata, non è l'Italia degli anni
di quando si cresceva economicamente. Cioè, siamo in recessione, nonostante il telegiornale l'altro ieri avevo sentito dire che siamo usciti dalla recessione. Ma dove? Ma dove veramente? Cioè, la recessione, ma chi l'ha vista ancora fuori? Nessuno, credo, a parte chi, i grandi stipendiati, i politici che se la passano bene, ma nessuno al giorno d'oggi penso se la passi così bene da poter dire oh sì, siamo fuori dalla recessione. Non è così, perché io ritorno a ripetere come ho detto nell'altro video, io nei discount vedo farci la spesa dei medici, che con tutto rispetto, cioè hanno il loro bel stipendio, non è che se la passano male. Eppure vanno a fare la spesa nei discount per risparmiare e non penso proprio che vadano a fare la spesa lì comprando delle sciatterie, essendo medici tra l'altro. Quindi, comunque, chiuso questa, che non è una polemica, forse sono stata un pochino agitata nell'esprimermi, però voglio dire, questo è, cioè, per dire, nei discount ci vanno tutti i tipi di persone, non è che ci vanno solo quelle, diciamo, che non se la passano bene. Allora, bando alle ciance, io volevo farvi degli esempi. Per esempio, la pasta. Ecco, questo è un punto principale che io vorrei toccare. Non crediamo che la pasta buona sia quella di marca. Non crediamo a questa favola. Io non vorrei citare marche, ma una marca in particolare, la marca degli italiani, che tante pubblicità ha fatto negli anni sulla famiglia, che la famiglia è fatta di questa pasta. Insomma, capiamo, io non voglio fare nomi di questa marca, però usa grano canadese. E se voi vi informate sulla campagna e la lotta che sta facendo Grano Salus per salvaguardare i nostri grani, che invece stanno, non sono per niente tutelati perché viene importato un'ingente quantità di grano canadese coltivato con pesticidi altamente nocivi per la persona. E questo grano viene utilizzato per la maggior parte da questa marca di pasta. E io dico, ma scusate, cioè io devo comprare 1 chilo di pasta, anche 1 euro. Prodotto con grano che non è nemmeno italiano, perché la marca è italiana, però poi la pasta che non è nemmeno fatta con il nostro grano, perché devo dargli 1 euro? Cioè, e comunque sì, io non, lo so che comunque non credo che anche le altre marche non usino grano canadese, perché i dati sono quelli. La maggior parte dei prodotti a base di grano, quindi la farina, la pasta e tutto quello che si porta dietro questo alimento, è di base prodotto con grano canadese. Rendiamoci conto di questo. Ma ce ne accorgiamo anche dal fatto che una farina non dura niente. Se una la tiene in dispensa, io giusto ieri, farina di semola comprata addirittura dal fornaio, quindi nemmeno dal discount, nemmeno dal market di marca, messa in una busta di plastica di quella dell'IKEA, quindi sigillata benissimo. Cioè io ieri vado per prendere perché volevo fare il pane con la macchina del pane e l'ho trovata piena di vermi. Eppure, cioè, ieri la domanda me la sono fatta. Cioè, queste farine più non, ed è vero, quando io leggo che le farine di oggi perché non durano? Perché un pane, se una volta diventava duro ma non ammuffiva, ora invece dopo 3 giorni ti fa una patina di muffa? Perché? Perché non è più il grano nostro. Perché per la maggior parte il nostro grano è tagliato, ma in enorme quantità è tagliato con il grano, di importazione. Che viene trattato appunto, come ho detto, con dei pesticidi, che poi arriva qua. Se voi andate a leggere le inchieste di Grano Salus, cioè voi vi metterete le mani nei capelli, perché arriva qua in condizioni che veramente da far schifo.
anche con muff, che poi viene trattato per togliere le muff, insomma, è uno schifo. Quindi io allora alla fine io dico: ma perché io devo andare a comprare una pasta 1,50 euro, un chilo, 1 euro, 1,50 euro? C'è HPRO, se so, se è certificato, perché in quel sito le nominano le marche che fanno uso di quel tipo di grano. Cioè, quindi a me cosa cambia? Perché ho comprato la pasta di marca, allora sono convinta che sia buona. No, non è così. Io questo voglio sfatare questo mito perché prima di tutto perché mi sono informata, il grano salso non è un sito di bufale, è proprio un sito dove si fa, cioè è un'associazione, non è nemmeno un sito internet semplicemente, è un'associazione che sta lottando per tutelare i nostri grani. Questo è. Soprattutto i grani antichi, i grani del sud, perché noi da tutta la parte sud dell'Italia, noi abbiamo vissuto per anni di queste coltivazioni, ma poi con l'ingresso in Europa tante tante cose si sono andate via, stanno sparendo per dar spazio all'importazione. Però non voglio parlare di questo perché poi diventa veramente un video troppo polemico e già sto parlando da 11 minuti e non voglio farlo diventare lunghissimo. E quindi questo volevo dire. Partendo già appunto dalla pasta, sfatiamo questo mito che la pasta di marca non è sinonimo di qualità, perché principalmente è preparato con grano di importazione che arriva come arriva. Però, se vogliamo attenerci alle marche, parlo io solo dei prodotti Eurospin e che risottolineo quelli che comunque io bene o male mi avete visto nei video. I croissant, quelli della Dolciando, quelli a cioccolato e comunque tutta la linea dei croissant albicocca, sono fatti dalla Bauli. Qualcuno ha dubbi sulla Bauli? Ebbene, produce anche per l'Eurospin. Le merendine varie che mi avete visto, sempre della Dolciando, li produce la Balconi. Dubbi sulla Balconi? Credo di no. Eppure, produce per l'Eurospin. Anche le fette biscottate che compro, la Colussi. Poi io ho comprato tempo fa del caffè istantaneo e lo produce la stessa ditta che produce il suo caffè istantaneo, la Ristori. Il riso basmati, questo sinceramente io non l'avevo cercato, però sono rimasta piacevolmente colpita ieri quando ho letto chi lo produce, la Scotti. Quindi, cioè, voglio dire, anche lo stesso riso parboiled, quella è la confezione rossa, insomma, i grandi pacchi quelli risparmio. Sempre, sempre la Scotti. La pasta tre mulini, questa, allora, c'è da specificare sulla pasta. Quello che riguarda la pasta siciliana, perché poi ho letto che in Sardegna è prodotta da pastifici della Sardegna, io parlo per questo qua della Sicilia, la pasta tre mulini. È prodotta principalmente a Enna, nello stabilimento, me lo sono segnato, della Ceccato e Agnesi. E quindi, i tortellini, avete presente quelli che ho comprato l'altro giorno, quella con prosciutto crudo? Giovanni Rana, e devo dire che sono buonissimi. I succhi di frutta che io compro, quelli in brick, la Doria, e chi ha dubbi sulla Doria? I würstel, quelli che compro io sempre, che a casa mia, questi non mancano mai, tipo con il pane e i würstel, cioè, se la abbattono, sono i due ingredienti che a casa non devono mai mancare. Che volete? Avendo figli è questo. I würstel, questi della Tobias, li produce Laia. E chi ha dubbi sull'AIA? Cioè, se parliamo di marche, se parliamo che noi crediamo alla marca, quindi sappiate che i würstel li produce l'AIA. Gli affettati, tra cui salame, prosciutto, li produce Casa Modena. La carne in gelatina che io compro spesso, spessissimo, soprattutto in estate, è prodotta da Montana. La mortadella è sempre quella in confezionata la Fiorucci. Poi i gelati, ora viene l'estate, chi non compra gelati? Non perché io abbia la macchina del gelato, però
Io compro anche i gelati questi qua in scatola, cioè non è che sempre io faccio il gelato, lo posso fare una o due volte in tutta l'estate. Perché poi i ragazzi preferiscono già il cornetto così impacchettato, ho il ghiacciolino così già bello e pronto, cioè parliamoci chiaro, poi comandano loro alla fine su quello che vogliono, non è che una ci prova a propinare le cose fatte in casa, però se poi loro preferiscono il cornetto già confezionato, vabbè, pazienza. E detto ciò, i gelati sono prodotti, non ho specificato quale tipo di gelati, però sono prodotti dalla Polenghi, dalla San Montana e dalla Polaretti, tre marche note che io conosco comunque. Yogurt della Land dalla Trentina Latte, il parmigiano grattugiato della Land, anche questa scoperta. Io non ho mai comprato il parmigiano grattugiato della Land, però sono stata molte volte tentata dal farlo e devo dire che, sapendo adesso anche da chi viene prodotto, un pochino sono più tentata, ed è prodotto dalla Parmareggio. Poi la panna da cucina dalla Steril Guard. Chi non apprezza il latte Steril Guard o questa marca? Chi? Perché è buona, almeno io l'ho usato tempo fa, quando Gabriele era piccolino. Buono. Oh, il latte della Landi, già ve l'avevo anticipato, e la mia memoria non aveva fatto cilecca. Il latte Landi è prodotto dalla Parmalat, che poi molti contestano la Parmalat che non sia una marca così buona. Però voglio dire, però è Parmalat. Che poi anche su questo c'è da dire, sul fatto della preferenza. Anche su questo voglio dire delle cose. Proprio, ma finisco così non mi perdo i pezzi. Il formaggio sfalmabile, quello tipo... Oddio, quello tipo Philadelphia. Fattorie Osella. La produce questo. Le patatine, non ho messo quale tipo, in generale. Prodotte da Pata, conosciamo, no? Gli arachidi tostate. Questo me lo sono segnato apposta. Sapendo che, no, tanto per dirvelo, quell'ennesimo pacco comprato già si è finito. Vabbè. Sempre Pata. Poi i piselli, ma credo questi siano, perché poi ho letto bene, i piselli che sto citando adesso sono quelli in scatola, quelli nel barattolo, sono prodotti da Bonduelle. Il preparato per purè, quella della Tremolini che io ho comprato, è prodotto dalla McCain. Poi il ketchup. Il ketchup è prodotto da Alimentaire. Oddio, speriamo che di aver detto bene la pronuncia, comprendetemi. Prodotto dal consorzio Casale, che produce il ketchup Matomato. Ecco, era tutta questa manfrina perché non ho scritto velocemente, insomma, per tutta questa manfrina per dire che il ketchup è prodotto dalla stessa azienda che produce il ketchup di marca, quello è Matomato. Il cioccolato fondente, altra scoperta, perché comunque sì, alcune cose le compravo anche perché le provavo, mi piacevano e continuavo a comprarle. Il cioccolato fondente, quello da 100 grammi, quello da 85% di cacao, è prodotto dalla Withers. Ed è una marca famosa e prestigiosa in Svizzera. L'altro cioccolato fondente a 70% è prodotto dalla ICAM, un'altra marca famosa in tutto il mondo per la produzione di cioccolato. Me le sono segnate queste cose appena le ho lette. La crema alle nocciole, la simil Nutella, insomma, per far capire di che cosa stiamo parlando, è prodotta dalla Nutcau. Quella Nutcau credo che si trovi anche all'MD e, se non faccio errore, anche alla Lidl. Poi i detersivi. Allora, perché io non ho dei detersivi invece non ho messo niente? Perché secondo me i detersivi va molto a gusto personale, come in genere, riprendo anche quello che volevo dire prima, anche sulle marche. I detersivi, allora, io mi rendo conto che quello che può piacere a me, che è valido per me, non è valido per gli altri. Prendiamo delle marche note di detersivo in polvere, il Dash. Io uso il Dash. Molte persone preferiscono il Sole o l'Ajax, Lava, perché
perché si trovano meglio, ma non vuol dire che però un Dash è meno pregiato o è più pregiato delle altre marche, semplicemente questo, anche se io ho letto ieri sui detersivi, anche i detersivi prodotti dall'Eurospin sono prodotti da aziende valide comunque. Sono io che per certe cose, alcune non le ho ancora provate, tipo il detersivo in polvere, io dell'Eurospin non l'ho mai provato, che io ricordi. Però io siccome mi trovo bene con il Dash, anche perché non ne faccio un uso così spasmodico, quindi a me un fustone mi dura tantissimo, uso molto il detersivo liquido. E quindi io rimango fedele alla Dash. Detersivo liquido, vero è che ho usato l'omino bianco, bellissimo, buonissimo e tant'altro. Ma Jamie, 4 euro, un flaconcino così per l'uso che ne faccio io, cioè in un mese sarebbe almeno una spesa di 50-60 euro minimo di detersivi liquidi. Non può essere, non ce la faccio spendere solo per il detersivo liquido quando posso ottenere gli stessi risultati. Parliamo di risultati, gli stessi risultati con un detersivo da discount. Perdonatemi, prodotto da aziende validissime con gli stessi stesso inci, stessa formulazione, stessa cosa, e mi fa risparmiare. Ora devo dire che io sto provando i due ultimi detersivi sto provando dell'Eurospin, quello con formulazione concentrata, quello all'argan, come mi avete detto anche voi, come anche lo uso i miei genitori. Cioè, è tutta un'altra storia, ragazzi. Io sto notando la differenza tra un detersivo alla Marsiglia semplice, comprato sempre all'Eurospin, ma io anche, guardate, anche nei market di marca, cioè, ho comprato anche quelli di marca alla Marsiglia, non è che mi lasciavano così entusiasta, però alla fine, voglio dire, io poi compravo prodotto per prodotto, stessa qualità. Compravo quello che mi costava di meno, non è che ero così comunque soddisfatta, ma con questi che sto provando adesso, in questi giorni, dai, ho raggiunto la mia soddisfazione e devo dire che sì, posso spendere un pochino di più, però risparmio sempre rispetto a un detersivo di marca e quindi mi sto trovando bene. Quindi per il detersivo ognuno faccia come gli pare, in generale ognuno faccia come gli pare. Però voglio dire, i detersivi già è un po' più particolare la cosa, perché anche fra i prodotti di marca c'è chi preferisce una cosa e chi preferisce un'altra. Questo è. E in generale, come dicevo, in generale anche sulle marche, per esempio sui panettoni, Pandori, c'è chi preferisce un Motta e chi una Bauli. Non sono valide tutte e due, eppure. Per l'Eurospin credo che, ieri l'avevo letto, non mi ricordo però, se per l'Eurospin produce sempre Bauli, i Pandori. Quindi voglio dire, alla fine, cioè, di che cosa stiamo discutendo? Dell'aria fritta? Questo è. L'unica cosa che io mi sento di dire è che in generale bisogna, in generale proprio, anche quando uno entra in un supermercato e compra prodotti di marca, di informarsi, leggere l'etichetta. Questa è la base, ma penso che lo abbiate sentito dire da chiunque, cioè io non sto dicendo adesso una cosa nuova, una verità che non si sapeva. Cioè, dobbiamo imparare a leggere le etichette e ad informarci. Io posso dire che di recente mi erano finiti i biscotti e cereali. Era una mattina che non ero riuscita nemmeno a fare colazione a casa e quindi di fretta sono andata in un supermercato normale, credo che fosse Cry o The Spar, non mi ricordo. E comprai i biscotti e cereali di marca. Però, ragazzi, ma volete sapere una cosa? Che io non è che sono rimasta così tanto soddisfatta, perché io guardai gli ingredienti, guardai anche le calorie. Cioè, ma alla fine erano più calorici di quelli che compra l'Eurospin, perché erano ricchi di grassi e già si vedevano anche a vista, perché io da lì me ne sono accorta soprattutto, perché erano più unti rispetto ai biscotti che compro solitamente all'Eurospin o all'MD. Dico, ma come può essere questa cosa? Ed effettivamente c'era un perché erano più ricchi di grassi rispetto a quegli altri che compro solitamente. Cioè, quindi alla fine, cioè, io pago la marca, non pago, fra virgolette, la qualità. Questo è tutto il
tutto il nocciolo del discorso, che ribadisco, non vuole essere una polemica, era solo una risposta più articolata a quel commento che un pochino io lo ripeto, l'ho trovato frettoloso. Capisco anche che uno può piacere quella determinata marca e continuare a comprare, cioè io non è che ti dico di no, io non dico che siano migliori o siano peggiori, io dico solo di informarci che secondo sicuramente nemmeno la pasta che compro io è prodotta totalmente e solamente con grani siciliani, perché ribadisco, ormai il grano di importazione canadese arriva in quantità che voi nemmeno vi immaginate. Andate a leggere veramente, informatevi su questa associazione Grano Salus, e tra l'altro proprio 2 o 3 giorni fa è stato bloccato, sono stati bloccati dei container arrivati con del grano che effettivamente è stato certificato che non è di buona qualità. Rendiamoci conto di questo. Finalmente ho una vittoria di Grano Salus su questo. Cioè, si deve tutelare, tutela da una parte sia la salute sia la nostra economia e il nostro grano. Quindi informatevi. Questo vi voglio dire, informatevi, non demonizzate del tutto i prodotti dei discount. Ritengo che, come stavo dicendo prima, come tutte le cose, bisogna anche provarle, perché, come detto, io ho comprato i biscotti e i cereali di marca e non mi sono piaciuti rispetto ai biscotti e i cereali del discount, che trovo qualitativamente migliori. A mio parere, a mio gusto, per quello che io ho letto negli ingredienti. Poi ci possono essere in generale cose che piacciono e che non piacciono, ma questo anche nei prodotti di marca, come ho detto prima, facendo l'esempio dei pandori, nel periodo di Natale, c'è chi dice: ma io preferisco un Bauli perché è migliore di un Motta. Modo di dire, è un esempio, eh? Ma si sentono queste cose. Non, cioè, almeno io le sento, le vivo queste cose, non credo che succeda solo qua, penso che succeda ovunque. Niente, ho parlato per la bellezza di 27 minuti, non so quanto ci metterò a caricare questo video perché è lunghissimo, però dai, mi fermo qui. Se avete delle domande, delle riflessioni, delle vostre opinioni, lasciatemi un commento. Ribadisco che io non ce l'ho con quella persona, per carità, che non si sente attaccata, assolutamente. Volevo solo precisare perché un pochino, cioè, è come dire, compri veleno. Dico, ok, ho 2 figli, non penso, non li voglio avvelenare. Nonostante, sì, compri delle cose che comunque non siano salutari al 100%, a 1000%, perché comunque un ketchup è sempre quello che è, una maionese, vabbè, se non la fai a casa, cioè, sempre quello. Ora, la maggior parte delle cose c'hanno i conservanti, cioè, facciamoci questa ragione, cerchiamo comunque di variegare l'alimentazione, ma quella è, ma che la compri al discount, che compri i prodotti di marca, credetemi, non cambia pressoché niente, tutto poi alla fine va a gusto. Se c'è una cosa che piace e che comunque qualitativamente vale, la continuo a comprare. Se c'è una cosa che non mi piace e che fa schifo anche negli ingredienti, amen, non la compro. Tutto qui. E niente, io vi saluto, scappo in palestra. Non so, a volte penso di fare qualche altro video anche sul cambiamento della mia dieta, perché ho finito il percorso di regime dietetico e adesso sono passata al mantenimento e sono in piena rivoluzione di nuovo, perché sono state aggiunte anche dei nuovi ingredienti, nuove pesature, nuove cose. Vediamo, vorrei provare a fare anche cosa mangio in un giorno, tanto per farvi capire come è cambiata la mia dieta adesso in questi giorni, fermo restando che sono senza computer perché il mio mi ha abbandonato e quindi sono con un piccolo computerino e vediamo se posso, uso quello di mio figlio, giusto perché altrimenti non riesco a fare niente. Dai, 29 minuti, non voglio arrivare a 30, vi saluto, un bacione grande, vi abbraccio, come ho detto, lasciatemi un commento se vi va, un like. Condividete, fate quello che vi pare. Un bacione, ciao ciao!